Eccoci qua. Allora, pronti, subito si parte. Zero budget e però voglio... Zero budget e prime armi, proprio un mix. Esatto, zero budget e prime armi con le donne. Quindi che cosa fare se sono squattrinato, non ho una lira, ma veramente non c'è una lira? Perché Giulio, adesso parliamoci chiaro, tra me e te, dai. Noi siamo sinceri, cioè siamo sinceri, Giulio lo sai, tutti ci conoscono per la nostra sincerità anche quando si parla di cose, diciamo, antipatiche, sì, sì, sì. Soldi per gli altri antipatiche, per noi sono simpatiche, cioè non è mai un problema di soldi. Sicuramente non è mai un problema di soldi, poi adesso al di là di tutto c'è gente seriamente in difficoltà, comunque i dati parlano chiaro, la media pro capite patrimoniale italiana è intorno ai 90.000 euro. Cioè io so che ci sono, perché molti dicono, ma io guadagno 1.000 euro al mese, come faccio a prendermi una cucina oro che costa 1.000 euro, non mangio quel mese, ma amico, se vuoi prenderti poi l'iPhone durante l'anno, tu non ti fai il viaggio, certo. Durante l'anno non ti prendi l'iPhone, durante la... Allora, sì, facciamo così, questo video lo mettiamo proprio perché questa volta ci vogliamo credere, questo video va qua bene, ci voglio credere anch'io. Una fetta di persone, comunque, magari veramente, non si, cioè durante l'anno non fa niente perché ha quello, e ci mancherebbe altro, però voglio migliorarmi, che faccio? Allora, ragazzi, molto importante. Vogliamo una routine e diciamo così, una tabella di marcia che mi permetta di allargare il mio giro, cominciare ad avere più contatti sul telefono, cominciare a fare pratica anche con i messaggi, perché molti ci contattano, ho visto il video di Steve che mi ha detto questo, ho visto il video di Christian che ha detto quello, ho visto la tua diretta che dici B, la diretta di Francesco. Ok, c'è tanta roba in testa. Voglio cominciarla a mettere in pratica. Cosa mi manca? La ragazza con cui metterla in pratica, comunque fare un tentativo, diciamo così, di conoscenza, pulito come noi vi spieghiamo. Bene, allora, prima di tutto, in che città vivi? Quanti abitanti ci sono? Più o meno ce n'è 2000, 2005, molto bene. Prendi la macchina, devi andare via da questa città, devi andare in una città che ha un centro città, che conti almeno un centinaio, cioè 200-150 mila abitanti, deve esserci del movimento, deve esserci del commercio, deve esserci gente che passeggia durante il giorno e deve esserci gente che passeggia durante la sera. Ricambio costante. Assolutamente, perché tu calcola che la vera tabella di marcia qual è? Io prendo da lunedì a venerdì, più o meno, martedì, mercoledì a venerdì barra domenica e decido di uscire 2 o 3 ore durante le ore dell'orario di mattutino di pranzo e un paio di ore durante la sera in momento aperitivo, ok? Io sto parlando solo di conoscenza puramente a freddo, perché temi caldo e temi circolo sociale magari lo affrontiamo nei prossimi video. Io parlo adesso di conoscenze a freddo. Bene, ma la mattina lavoro, come faccio? Ok, elimina le 2 o 3 ore della mattina, incorpora nelle 2 o 3 ore di sera. Semplicissimo. Dove devo andare? Cosa devo fare? Molto bene. Centro città, c'è movimento e ci sono negozi, cominciate a vedere delle ragazze, fermatele, conoscetele, usate le frasi o comunque le battute che noi vi consigliamo di fare, so che possono sembrare pizzico precostruite, ci mancherebbe altro, la cosa importante per noi è che voi usciate un attimo dalla vostra zona di comfort e cominciate a fare cose che non siete abituati a fare, perché è fondamentale che voi cominciate ad ingrassare il vostro numero di contatti, perché dovete fare della sana pratica. Quindi, molto semplicemente, sono le prime armi, in una settimana facendo 2 o 3 ore di, diciamo, di giro nel nostro centro città, quante persone posso conoscere in una settimana con 3 ore al giorno? 30, 40, quanti numeri posso prendere? 10 se va bene, se stai stato veramente in gamba, 5, 4, 3, molto bene, ho 5 persone che ho il tentativo di poter conoscere, di poter andare a parlare, di poter testare questi messaggi, di poter, diciamo così, passami un po' il termine, giocare con lei a livello di, appunto, di comunicazione, ok? Quindi molto importante, questo è il primo passaggio, bisogna uscire, ritagliarsi del tempo, spostarsi, sono sbattimenti, lo so che molti vorrebbero trovarla sotto casa, possibilmente massimo girando l'angolo, non esiste. Personalmente Valentina era, cioè casa sua, dove ci siamo conosciuti, comunque sia 50 minuti da casa mia, e all'inizio, nelle prime 3 settimane, 4 settimane, 50 minuti andare, 50 minuti a tornare e viceversa. Quindi funziona così. Un riassunto, allora, punto 1, calendarizzare come in palestra, cioè prendi 2 o 3 giorni a settimana per farlo. Esatto, 2 o 3 giorni a settimana, 2 o 3 ore, giro in centro, ma non amici, vai da solo, vedi una ragazza da solo, vedi 2 ragazze, vai da solo, ci parli da solo e cominci a farlo da solo. Punto 2, aggiungo, che poi questo è un punto assieme all'1,
cosa faccio, cosa le dico, non hai soldi, bene, informati, sul web, sul canale YouTube abbiamo più di 1000 video didattici, molti abbiamo fatti sul discorso prima conoscenza, devi partire da lì e poi provare a raccapezzarti e vedere cosa succede e calibrarti. Certo, assolutamente, purtroppo, allora, è molto importante, ci sarà che cosa, tu applicherai ciò che noi facciamo e vedrai che durante la conversazione le variabili sono infinite, perché ovviamente c'è il misto delle emozioni, poi c'è chi come me, come te, come altri dei nostri colleghi, comunque qualunque variante la prendiamo veramente col cucchiaino e ci divertiamo perché le abbiamo viste davvero tutte. Che cosa succede? Che tu dirai, cavoli, ma questa cosa non l'ho capita, questa cosa non l'ho capita. Ecco qua che viene proprio in campo il fatto che da solo ci vorrà molto più tempo, perché dovrei conoscere molte più varianti, quindi è fondamentale che tu non ti abbatta al primo, al secondo, al terzo insuccesso, ne avrai tantissimi, succederanno cose del tipo che prendi il numero, dovete vedervi, poi ti blocca, vai avanti, non succede niente. Te lo do io, fare autoanalisi, cioè se sei da solo, purtroppo devi farti le domande che in genere ti aiutiamo a fare noi quando sei al corso, cioè al corso ti aiutiamo e ti seguiamo anche sotto questo punto di vista. Quando sei da solo tu devi farti delle domande e devi capire che cosa hai fatto giusto, cosa è stato sbagliato e perché è venuto male quella cosa. Assolutamente, assolutamente. Autoanalisi che io aggiungo che sia reale, nel senso non l'autocritica per prenderti a flagellarti da solo perché non è, hai preso un numero ma non va bene, dovevo fare di più. Hai preso un numero, va bene, se sei alle prime armi, non ti preoccupare, andiamo avanti. Questa è la cosa molto importante. La 4 di mentalità? C'è una di mentalità, sì, avevo in mente di dire, vabbè, la posso legare con la mentalità, non ti accontentare del primo risultato. Molti ragazzi, primo giro, secondo giro, terzo giro, sbam, trovano una ragazza, fine, finito il miglioramento, stop, non fanno più niente. Per carità, cioè, è questo l'obiettivo, trovarsi una ragazza. La verità è che quello che vi voglio dire è, prova a immaginare se tu con il primo giro hai già trovato una fidanzata, se provassi a fare questo nell'arco di un anno, prova a immaginare quante conoscenze puoi fare. Possibile che quella sia la miglior persona con cui puoi stare? Se per te sì, tutti contenti. Secondo me, invece, qualche giro in più è meglio che lo fai. La mentalità del, ok, ce ne sono tanti di studenti, molti hanno pagato corsi master, si sono fidanzati prima di fare il corso, mentre hanno mollato, sì. Non sono venuti. Mi ricordo di uno, qualche anno fa, Christian gli disse, guarda che se tra un anno ti lasci, cioè praticamente tu hai trovato la ragazza adesso, ma non hai abilità, cioè lo stesso, è stato un colpo di fortuna, metti da quello che vuoi. Se tra un anno ti lasci, sei punto a capo, no, non me ne frega, o sei mesi dopo, questo gli fa, ascolta, amico, era solo una cosa estiva, adios. E questo qua, rimasto lì. È rimasto, è vero, assolutamente. Do l'ultimo consiglio, il punto numero 5, secondo me è fondamentale, perché succede ad alcuni beginners che vogliono fare cose difficili, tipo no, adesso le fermo tutte e cinque, no, sul pullman, no, in metro, adesso la fermo mentre sono in macchina, no. Mi scendo per strada, non serve a niente. Ragazzi, cose facili, nel senso di cose semplici da gestire emozionalmente, andiamo come dei treni, una ragazza con una con uno, voi con due ragazze, fate le cose fattibili che vi possono portare a un risultato e non al mero ego di dover fare la cosa figa che poi la potete raccontare al prossimo. E ti dico, secondo me crea un sacco di pressione, ma soprattutto incorri a una situazione che non sai gestire, che prenderai praticamente al 99,9% un no, e sai, ti va a pesare, però stai facendo qualcosa, è come dire, io sto iniziando a nuotare e voglio però fare il delfino, e viene una merda, e io vado a relazionare la mia bravura sul discorso delfino, quando in realtà dovrei relazionarmi con qualcosa di semplice. Assolutamente d'accordo, concordo in pieno. Giulio, alla prossima. Grazie. Piacere come sempre, ragazzi. Ciao.